Clarissa, benvenuta con noi qui su Mozzafiato Web. E, come sai, oggi l'intervista è inserita nella rubrica Conosciamoli da vicino. Conosciamoli da vicino è una rubrica dove stiamo intervistando personaggi del mondo dello spettacolo, dell'arte e della cultura, non da un punto di vista mediatico di pubblicità, ma bensì come persone, quindi con le piccole felicità, i piccoli dolori, le piccole sofferenze quotidiane, per far emergere gli aspetti più veri, per far capire alle persone che, tra virgolette, chi è dentro la TV o dietro la TV è poi molto simile a noi nella sua quotidianità. Io incomincerei con una domanda, essendo tu stata Miss Italia, con una domanda relativa a questo passaggio che tu sei stata Miss Italia 2014 e adesso pochi mesi fa hai passato la corona ad Alice Sabatini. La consideri più una liberazione o più una perdita? In altre parole, consideri che questa corona che hai passato ti solleva dalla pressione mediatica o ne senti la mancanza? Beh, diciamo che Miss Italia è stato un capitolo importante della mia vita. Ha iniziato quello che potrebbe essere un percorso lavorativo mio che non avrei mai pensato di sviluppare, ovvero quello relativo al mondo dello spettacolo, magari del cinema. Per cui diciamo che è stato importante perché mi sono dovuta confrontare con una realtà totalmente diversa da quella che era la mia quotidianità. Per cui l'impatto è stato un po', come dire, violento, e anche la pressione mediatica, stare al centro dell'attenzione su diversi fronti, non è stato facile e semplice all'inizio, però sono sempre del parere comunque che nella vita ci sia servito un po' a tutto. Quindi dopo un anno, anche dopo qualche mese, subito dopo l'elezione, ero abbastanza pronta e capace di affrontare diverse situazioni. E devo dire che la pressione mediatica sì, era abbastanza forte, però ho cercato di gestirla in maniera, come dire, un po' intelligente, cercando di ritagliarmi il mio spazio, la mia vita personale, che era un conto, non cercando di mischiare quello appunto che è la mia, i miei fatti privati con il lavoro, perché ho sempre sostenuto che per me Miss Italia è stato un lavoro, un anno di intenso lavoro che ho voluto gestire così, come la bevo e basta. E quindi, prendendo spunto dalla tua risposta, il tuo hic e il tuo nunc, quindi il tuo qui e ora, com'è? Cioè, sono passati ormai 3 mesi che hai dato la corona ad Alice. E cosa succede? Cosa fai? So che stai studiando logopedia all'Università di Parma. Diciamo che dopo l'anno, diciamo quell'anno abbastanza carico di lavoro, sto cercando di riprendere un po' quella che è la mia vita anche di prima, cercando di portare avanti la mia situazione scolastica, quindi la universitaria, studio logopedia, sì. E cercando anche di trarre quelli che sono i benefici che mi ha dato Miss Italia, quindi l'esposizione mediatica attraverso appunto un lavoro che potrebbe sfociare in qualcosa di positivo all'interno del mondo dello spettacolo in generale. Per cui cerco di mandare avanti queste due strade parallelamente, e ad oggi qui a Milano, mi sono trasferita da poco, mi si stanno aprendo delle buone possibilità. So che sei stata quest'anno nel 2015 ad Expo. Cosa ti è sembrato, visto che hai sfidato Giulia Arena in uno show cooking sulla cucina siciliana, anche con questa dicotomia di come parlare, di come dire arancini o arancine dalle tue parti, arancini dalla parte della di Giulia Arena? Parlaci dell'episodio e parlaci anche di cosa ti è sembrato di Expo come evento mondiale, come opportunità per l'Italia. Sì, diciamo che sono stata diverse volte all'Expo durante quest'anno. Devo dire che ho avuto un'ottima impressione perché diciamo dà un'immagine veramente globale di quello che potrebbe essere il mondo del food in generale. Per cui ho trovato molto interessante la visita all'Expo. Poi io ho partecipato attivamente e, come ricordavi tu, con Giulia abbiamo fatto questo show cooking ricordando un po' quelle che sono le nostre origini siciliane, infatti l'abbiamo fatto al Clubster Bio Mediterraneo. Sì. Sempre rispetto ad Expo, credi che sia stata una manifestazione riuscita a livello di importanza per l'Italia, di far conoscere Milano come città, oppure pensi che qualche critica relativamente a quello che abbiamo sentito siano vere o abbiano un loro valore? Ecco.
Beh, diciamo che le critiche sono state tante, però devo dire che la risposta è stata abbastanza pronta e positiva, a mio avviso, per cui ci siamo ben difesi. Alla fine c'era anche il problema se fossimo riusciti ad aprire, eccetera, eccetera, però alla fine ne siamo usciti bene. Credo che abbia dato un'immagine positiva. Dell'Italia, benissimo. Sì. Senti, andiamo un po' più all'interno della tua personalità, capire bene chi è Clarissa Marchese. Parlaci un po' delle tue passioni, o meglio, ti faccio io una triade di domande molto semplice, così dai delle risposte dirette. Il tuo scrittore preferito, il tuo artista, musicista preferito e il tuo, non pittore, dipinto preferito. Beh, allora, io sono molto appassionata di filosofia, moltissimo, fin dai tempi della scuola, per cui uno dei miei scrittori / filosofo preferito è Kant. Il libro decisamente più interessante dal punto di vista filosofico per me è La critica della ragion pura. Quindi direi decisamente Kant come scrittore / filosofo. Per quanto riguarda il musicista, sono appassionata di musica pop, quindi in generale. American pop, però non posso non citare quelli che sono i grandi pilastri della musica italiana, per cui Dalla, Mina, Modugno, Battisti, sono tutte diciamo voci e personaggi che sono fiera di essere italiana come loro, per cui apprezzo molto il loro lavoro e la loro musica. Per quanto riguarda invece l'artista, il dipinto. Più che poi, se vuoi, ci parli anche di un pittore. No. Guarda, io ho visitato il Louvre qualche tempo fa e sono rimasta colpita per parecchi minuti, per non dire ore, davanti la Zattera di Gerico, che è un dipinto... Non lo conosco, devo andarlo a vedere su internet. È molto bello. Molto molto bello. Come mai ti ha colpito questa Zattera? Che cosa c'è dietro? È carico di passione. Vuoi non vuoi comunque parla di speranza, parla di non mollare mai, perché ad un certo punto il dipinto si intravede una nave che sta per salvare i sopravvissuti di quella tragedia, e questo ti fa riflettere su quanto a volte la vita ti può mettere di fronte a una difficoltà che sembra insormontabile, insuperabile, però la speranza c'è sempre. Clarissa, so che tua mamma è di origine americana, è vissuta e nata nel New Jersey, ha fatto quasi il percorso al contrario, quindi a 20 anni si è trasferita dalla New Jersey in Sicilia, quindi dalla grande città, da Big Apple, ritornare nel paesino. Raccontaci cosa ha lasciato a tua mamma e quindi cosa ti ha trasmesso tua mamma di questa sua vita vissuta. Tantissimo, direi il 50% di quella che adesso è la mia mentalità, il mio stile di vita, il mio modo di pensare derivano molto da questo fatto di vita personale di mia madre. Io sono molto americana, ma proprio dentro, a livello appunto di mentalità. E il fatto stesso che io abbia il doppio passaporto, quindi che io sia cittadina americana a tutti gli effetti, per me è stata ad oggi, posso confermare, una delle cose più importanti, perché mi permetterà in un futuro di poter anche trasferirmi negli States e vivere là. They are very close to my mentality and I love it and I think I will work there, probably. I hope for you. Thank you.